Con l'intitolazione del campo cinofilo a Mario Buda, fondatore del gruppo cinofilo di Pistoia, si conclude la settimana di festeggiamenti dedicata alla Croce Rossa. Per l'occasione è stata fatta una dimostrazione di salvataggio di un bambino coperto da un telo che fingeva di essere sotto le macerie. Il fedelissimo soccorritore, dopo aver individuato il bambino, ha iniziato ad abbaiare, chiamando i soccorritori a tirarlo fuori. Angeli custodi a quattro zampe che lavorano a fianco degli uomini. Le luci dei riflettori si accendono per loro solo nei casi di grande tragedia o per recuperi spettacolari, ma i cani da salvataggio lavorano ogni giorno a fianco dell'uomo, in montagna, al mare e nei casi di grandi calamità naturali. Hai fatto questa simulazione, com'è stato? Bello! Ti sei divertito? Sì! Senti, il cane cosa ti ha fatto appena ti ha trovato? Mi ha abbaiato! Questo è un gruppo che serve anche per il discorso delle ricerche e soccorso, per dare una mano alla ricerca delle persone disperse, che ogni tanto capita che si sperdino nei boschi, andare a fare girate o andare a cercare funghi. Il nostro lavoro è un lavoro tutto fatto sul volontariato. Siamo un gruppo di 8 cani. Abbiamo 5 cani brevettati superficie e un cane brevettato maceria. Si conclude la settimana di festeggiamenti della Croce Rossa. Qual è il bilancio? Oggi concludiamo le manifestazioni della settimana, che sono cominciate sabato scorso con la inaugurazione della mostra su Antica Babilonia. Ci sono stati dibattiti, insomma, noi presentiamo un bilancio soddisfacente di questa iniziativa. La cittadinanza ha risposto, insomma, hanno partecipato e noi è il nostro biglietto da visita e quindi siamo soddisfatti della risposta che la città ha dato, il coinvolgimento dei nostri volontari che hanno partecipato, insomma, un bilancio positivo.